Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video così tanto perché ho voglia oggi di fare un altro video chiacchiericcio. Non so ancora di cosa parlerò, ma vabbè, lo vedremo nel momento del video cosa parleremo. Anzi, sto già registrando, a quanto vedo dal pallino come si chiama, della rec, della registrazione. E niente, allora. Vado subito al dunque, già vi dico che, come vedrete dal titolo, è appunto un video un po' non tanto, non dico brutto, ma neanche bello, perché volevo parlarvi di un po' di una situazione un po' strana che sta capitando questi giorni. I miei capelli ogni tanto diventano, non so se voi lo vedete dal video, beh, forse vi non lo dico, però. Non lo voglio dire, comunque vabbè, tanto cambierò titolo perché non voglio che poi mi dicano dietro: ah, ma tu hai capelli così, ah, tu hai capelli così. No, sbagliata, non lo dirò mai, però almeno sì, è vero, dovrei fare un po' i capelli più sciolti, ma in questo momento siccome che li ho di nuovo zozzi, perché li ho zozzi, devo dire la verità, ma li devo lavare anche presto. Magari stasera faccio una bella doccia. E mi lavo tutti i capelli, non li ho tutti, ma vabbè, no comment. E nel frattempo comincio anche a truccarmi. Dopo che mi sono truccata, ovviamente andrò a struccarmici, sì. Perché oggi sarà un video lungo, preparatevi, perché sarà un video abbastanza lungo. Non faccio tagli, perché ho deciso di non tagliare più i video, perché ho capito che sono per la spedita nei video, quindi non mi va di fare i tagli. Allora, intanto non so se prenderla qua su o da di là, da quella parte lì lo specchio, perché non una anche qua su, ma non lo so se mi trucco, vediamo. Nel frattempo vado a prendere le mie palette che stanno qua, ovvero da questa parte, e intanto, siccome non va di stoppare, di sto di. Chiudere la ripresa e poi riprenderla da capo. Vi prendo con le palette, un attimo solo. Allora, non so neanche io quale accidente di prendere le palette, perché ne ho tantissime. Tanto ne prendo a caso, o più a caso. Vediamo un po' cosa esce. Oddio mio, cosa vuole sta roba? Ah, ok. Ho trovato un campioncino, con più campioncini della Douglas o Douglas, vabbè, quello che è, sì. Ce n'è ben tre qua. Quindi quando sono andata da Douglas, che ancora non so quando utilizzerò. Allora, siccome che non so da queste palette, vedete quante sono queste palette, sono una, due, tre e quattro palette che non so quale utilizzare da qui. Quindi vediamo un po', sperimentiamo. Nel frattempo voglio fare sopracciglia perché non sono bellissime da vedere così. No, non mi piacciono come le sopracciglia, quindi vediamo un po'. Allora, questa intanto ancora non l'ho ancora utilizzata. Vedete, questa qua. Sarebbe quella, sì, sempre di Makeup Revolution. La Forever Flowers, questa qua, vedete? Sì, tanto l'avrete vista anche da Juicy WRLD, l'altra mia amica. Ma adesso ecco qua, vedete come si apre? Bellissima, stupenda. E sarebbe questa. Vedete? Aspetta che vi copro qua. Con cosa vi copro? Con questa? Sì, direi proprio di sì. Per non farvi vedere lo specchio, per non accecarvi. Questa è la palette. No, vabbè, cos'è questa palette? Bellissima, io l'adoro. Dovevo truccare da prima, ma vabbè, dettagli. Niente. No, dicevo, volevo truccarmi prima di fare il video, ma adesso, siccome ci sono lo stesso, nel senso, sì, vabbè. Dicevo, volevo truccare prima di fare il video, ma ormai sono in telecamera, cioè, ormai sto registrando, quindi non per caso di dire fesserie, vabbè. Sto guardando, la sto ammirando insieme a voi, vedete quanto è bella? Wow, super luccicosa. Va bene, dai ragazzi, questo è un video per perdere tempo con voi, ma almeno mi trucco. Adesso vediamo un po'.
se riesco a incastrarlo da qualche parte per truccarmici. Ma c'ho tanti brillantini, non so quali prendere. Tanto questa parte metto qua. Allora, penso che mi truccherò con. Se sentite rumori, ovviamente la tele, quindi ragazze, perdonatemi. Allora, questo è da, vabbè, già lo sapete. Lingua di gatto, questo, vedete? Sì, lingua di gatto. E questo è la sfumatura. Ecco qua, poi. Dunque, non so quale prendere. Preleverò Pace. Sì, pace. Che si chiama Pace, pace, questa qua, questo. Io non vedo una mazza, aspettate, vi tolgo la, come si chiama, il dito, ecco qua, vedete qua. Pace, questo mi metto nell'occhio. Vediamo mischiando cosa ne esce fuori. Dov'è? Eccolo qua. E un po' di Divinity, Divinity, vabbè, quello che è. Tanto qua mi serve qualcosa per aggrapparmi allo specchio perché io non vedo la mazza. Non so cosa ne uscirà fuori. No, raga, aspettate un attimo, mi serve uno specchietto qua. Sempre se non mi casca tutto di qui. Sì, no, non mi dovrebbe cascare niente, perlomeno. Oh, che bello, bellissimo. Bello ombrettonzolo, sì. Bello, vero? Non si vedrà mai la mazza, ma vabbè. Ce la facciamo piacere lo stesso, ragazzi miei. Poi vi avvicino la telecamera, non vi preoccupate. Il telefonino, perché sto registrando col telefonino, quindi vediamo cosa ne esce fuori. Poi vado con. Allora, sono andata, ribadisco, con Pace e Divinity. Vabbè, un colore, poi, allora, un colore un po' più scuro e uno un po' più chiaro. Non so come descriverlo, quindi non so come descrivervi i colori. Perciò abbiate pietà di me, siate clementi. E poi voglio prendere questo. Sì, vediamo con questo. Vediamo cosa ne esce fuori. Allora, questo li metto di qua perché non voglio che mi casca le altre palette. Scusate, ma qua devo mettere un po' bene le cose perché ho paura che tiro via le palette. Se le faccio cadere per terra, poi mi viene un infarto. Vabbè, scherzo, a parte questo, però costano soldi e non va di romperle tutte, ok? Punto. Perché stanno? Ah, ho capito. Come al solito ho combinato una bruttissima cosa, ovvero mi sono macchiata. Che bello, ma guarda un po'. Sì, mi sono macchiata. E adesso? Vabbè. No comment. Prendetelo come esce questo video, ragazze. Non vuole essere un video di quelli seri, perché non lo è. Però vabbè, niente. Mi sono sporcata cercando di mettere un cat eyes, un occhio. Avete capito bene, di gatta. Che poi questo qua me lo aggiusto così.
Ok, vabbè. Poi ora vado a mettere un po' di questo qui. Non so se prelevare di questo. Oh mio Dio, cosa sto facendo? Insomma, non è che ci sto mettendo un po' di questi brillantini Reflect. Non so come si chiamano, però sta registrando ancora, sì. Ok. Sto mettendo questo. Vedete questo brillantinato di qui? Sto mettendo questo, sto mettendo. Sempre che rimangano appiccicati, perché non è detto, non ho messo né primer né niente. Sopra, tra l'altro, non ho nulla dietro i primer, ecco perché li sto mettendo alla cavolo. Come brillano, vedete, se alzo gli occhi così brillano, più o meno. L'altro mi è caduto anche sugli occhi, che bello, top. Dov'è? Eccolo qui. Non metterò mascara di certo, perché se me ne casca qualcuno di questi brillantini nell'occhio, voglio vedere il dolore. Oh, ai ai ai. Vabbè. Basta, conto 4. Allora, siccome che io non ho ancora fatto le sopracciglia, ora vado come promesso a fare le sopracciglia, visto che le devo ancora fare. Allora, come sopracciglia, vediamo un po'. Cosa utilizzo? No, di qua non ci sta niente. Cipria non ne metto perché sennò rovino tutto. Cioè, voglio dire, negli occhi non metto nulla per fissare. Tanto, se vuole fissare, si fissa da solo. E poi ci sto un po' questi cacchio di capelli che ho. Vabbè, sono belli i capelli così, però. No, vabbè, a parte scherzi, non posso stare così. Con questi capelli così. Li aggiustiamo un po', dai, questi capelli, che è meglio. Allora, dove sono? Ecco qua, la matita per le sopracciglia. Questa matita è della Color Dark Brown 001. Della Rimmel, ovviamente. Non si vedrà una mazza, quindi cerco di fare così. Di farvela vedere per così. Aspettate. Qua. Perché questo non vuole stare come dico io? Troppo, ci sto andando. Questo video diventerà chilometrico. Quanto siamo? 16 minuti di video. Sì, vale. Va bene. Allora, c'è Melona che dirà. Sta guardando The Daydream sarebbe, non lo so, vabbè, ci siamo capiti. Sta guardando Le ali del sogno e quindi si sente da qua, ma vabbè, dettagli. Io nel frattempo volevo chiacchierare un po' con voi, ovviamente. Che in questo momento sono le, non lo so, che ora siamo, mi devo mettere gli occhiali per vedere a che ora esce The Daydream, ma sicuramente per tutti gli appassionati di Daydream, le 17 sono le 5. Sapete che ora esce The Daydream? Tra le 4 e le 5, credo, perlomeno. Quindi ecco perché vi dico che a quest'ora mi guardo poco o niente. Dipende, dipende. A volte quando non registro video, anche io me lo guardo. The Daydream. Che tra l'altro io adoro quell'attore famosissimo, bellissimo.
qua, sono più o meno un po' più decente di come ero prima. Non dico che non lo sia adesso, però vabbè. E nulla, ora mi... sistemo un po' i capelli. Non li pettino neanche, cerco di darle una bella messa. Ecco qua, più o meno è lì che posso rimediare il mio capello. Anche se lo vedo più su, ma ecco qua. E nulla. Vado con questo correttore qui. Ah, il gel fissante devo mettere per fissare le sopracciglia, ma io direi di non metterlo, tanto poi vado a struccarmi, che me lo metto a fare. Vabbè, tanto per, come si dice, completare il look, ma poco e nulla completo, perché tanto poi vado a struccarmi, appunto. Anche se devo fare delle foto con questo trucco. Adesso vediamo un po' se trovo un benedetto pennellino, pennellozzo, anzi, per... Ah, non lo so però se questo fa. Boh. Io però troverò un pennello decente, vabbè, proviamo con questo. Questo è della Pink Panda, vedete? Sì, credo, Pink Panda. Quanto volevo dirvi quanto come si dice quanto come si dice copre questo fondotinta, che non è un fondotinta ma ribadisco è un correttore infallibile Cashmere 327 della L'Oreal. Sì, questo qua copre tantissimo, là, secondo copre. Mamma mia, quanto copre? Caspita! No, per dire a voi che mi copre tantissimo, a parte queste cose qua, di questa palette che io dicevo prima. Insomma, l'ombretto che c'è qua dentro non me l'ha fatto andare via per niente. Non se n'è andato via per niente, infatti è rimasto un altro po' qui. Sto picchiettando velocemente perché sennò rischio che di fare solamente dei patacconi allucinanti. E a me non mi va, vabbè, non l'ho fatti. Spero che non si vedano. Ribadisco, non sono una makeup artist, però mi piace truccarmi lo stesso. Qui sono ancora nera, non so perché, ma non metto altro perché sennò peggioro la situazione. Ce la faccio parlare, sì. Allora, ora metto un po' di cipria insieme al pennello che ho messo per il correttore, sì, fondotinta. Vabbè. Fa anche da fondotinta, ma di solito lo metto con un velo di... Che dico? Vabbè, volevo dire... Di solito io il fondotinta non lo metto insieme al correttore, ovvio. Vabbè. Se ci siamo capiti, di solito io il fondotinta lo metto prima del correttore, oppure il correttore lo metto dopo il fondotinta, così via. Diciamo che siamo lì. Non so se mi sono spiegata, ma penso di sì. Credo. Ok. L'ho picchiettata anche la cipria perché non mi va di mettere troppa roba. Ora vado a mettere una pena di, come si chiama? Di terra. Della Rimmel, sempre marchio Rimmel. Non è più Makeup Revolution, ma è Rimmel, anche perché di Makeup Revolution, tra l'altro, ho le palette, ma non ho le terre. Ho solo l'illuminante e mi può anche bastare così.
Ah, ho la cipria, io di make-up proprio, se cavolo sto dicendo. C'ho la cipria, la vedete qua? Che c'ho la cipria. Sì, non si vedrà una mazza, ma la faccio vedere lo stesso. Ecco qua la cipria. Dell'highlighter. Sì, Luxury Baking Powder. Banana, vedete? Non si vedrà mai la mazza, ma vi assicuro che è lei. Che tra l'altro ho visto da Temptation Beauty, Federica, che tra l'altro la saluto, auguri per la tua laurea, perché ho sentito su Instagram che ti sei appena laureata, tanto diventa un pennello da viaggio, questo, yeah! Allora, lei Federica si è laureata, e quindi, oddio, proprio ritornato. Le ho voluto fare gli auguri attraverso sto video, che mi sa che non vedrà mai sto video. Ma fa lo stesso. Io tanto sto straparlando, ma è perché voglio fare tutto in fretta, poi tutto in fretta. Non si fa perché rischio di fare casini e basta. Ok, acciderboli. Vabbè, non taglio niente, ragazzi, già vi ho detto prima che non taglio nulla di questo video. E anzi, non mi pento neanche di ciò che ho detto, perché non ho detto nulla di male, ho solo detto che a me piacciono i video tutti così, senza tagli, altrimenti non si capirebbe nulla. Almeno che non sono video delle pulizie, allora sì, vanno tagliati certi video. Dipende dal contenuto, ragazze. Ma io anche i video delle pulizie per me li lascio così. Se non mettiamo a sedere in coso, proprio in bella vista, allora sì, bisogna tagliare. Se no, io da qui in avanti cerco di stare attenta a come mi posiziono la telecamera. Tutto lì il discorso. Mettiamone anche un po' sul collo, va? Il collo. Wow, non è male questo make-up, vero? Poi, illuminante, dove sta? Vedete, se non lo sei tu, cioè, avete ragione. Ecco qua l'illuminante. Non metto blush, ragazzi, se non diventa troppo pesante il viso, quindi no. Questo è, ecco qua, l'highlighter Roulette Revolution, questo qua. Vedete? Sì. Si dovrebbe vedere. E da dove si apre? Ah, eccolo qua. Non trovavo. Perché senza che non vedo la mazza. Ve l'ho detto già. Allora, o lo metto con il ditino mignolo o lo metto con questo. Vediamo un po'. Sì, lo metto con questo. Vediamo un po'. Cosa esce fuori? Che io con questa pelle scura che non è che vedo tanto. Cosa sto facendo? Perché sinceramente, boh. Forse un po' si vede. Tra lo scuro e il chiaro questa pelle mia. Quando si trucca. Oh, già. Oh my god. Cosa sto combinando? Non lo so. Vabbè, si vede quello che si vede, ragazze. Non fateci caso, non fateci pasticciona, vero? Però vabbè, mi sta bene così a me. Che naso lampadina che mi è venuto. Meno male che ho fatto i baffetti l'altro giorno, cioè quei pochi giorni che stavo guardando ci fossero la porta aperta. Comunque, no, questi giorni mi stavo dicendo:
Sono andata al setista, ve l'ho detto già in un altro video, e ho fatto i baffetti compreso di corpo, ceretta corpo e viso. Mi sono a posto. Ma non mi dispiace per niente questo. Vabbè, no, basta, mi fermo qua. Se no combino una catastrofe. Lo sterluminante. Basta, non faccio altro niente, se no qua va a finire che divento una lampadina accesa. Già. Allora, cosa metto ancora? Metto questo qui della Kiko. Vediamo cosa esce fuori. Sì, però. Poi guardo il video come è venuto, perché non si sa mai che non si vede se mi sono truccato o meno gli occhi. Cioè, truccato me li ho, ma non vorrei che non si vedesse che mi sto applicando l'ombretto, quindi controllo bene. Se non fosse così, posterò una foto via Instagram, ok? No, vabbè, cos'è sta roba? È bellissimo. A me piace, sinceramente, non mi dispiace per niente. Trucco proprio, non dico magnetico, ma quasi. A voi piace? Fatemi sapere sotto questo video nell'opzione dei commenti. Ma non ci vedo nulla di bello a fare un trucco super top. Wow. A parte questa ciglia che mi sta dando fastidio, non mi sto nascondendo, grazie. Ma controllavo che non ci fosse fastidio di niente. Bello, sì. Adesso di qui provo a allontanare tutto. Ok. Non voglio che si caschi niente dalla mia postazione make up barra vanity. Quindi adesso siete pronte, ragazze? Vi avvicino e vediamo un po'. Allora, ok. Bello, vero? Scusatemi, ero incantata a vedere un po' com'era venuto il trucco, i capelli, non è nulla di che, ma anzi, non è che non è nulla di che, anzi, non è che non mi dispiace, però avrei voluto fare di meglio, ma prendetemi per come sono riuscita io, dico, ma il mascara dove sta? Non c'è, perché ho paura che mi possa dar fastidio queste, vedete, questi glitter che si vedono all'interno. Ho paura che mi cascano, quindi ciao, anche no a mettere il mascara. Ma se mi fate finta che ho il mascara, cosa vedete in me? Si vede un po' che ho creato questo trucco. Dico, ah, che bella ragazza che vedo, vero? Sì, dai, ci sta. A parte il pastello che hai combinato qua, vabbè, niente. Aspettate. Eccoci qua, ragazzi, questo è il trucco. Vado anche. Aspettate che vi porto direttamente alla finestra. Vi apro un po' qui. Bello, vero? Dai, che non è male, a parte che come si dice? Ma la luce qua si è accesa, ok.
Mi sembra che non si fosse. Perché ogni tanto questa luce fa un po' schifo, la mia, ma vabbè, dettagli. E niente, allora vi rimetto dove eravate, sempre se non mi cadete. E ci salutiamo. Allora, ragazze, spero questo trucco vi sia piaciuto. Ribadisco, allora mi metto gli occhiali, se no non vedo una mazza. Ho messo questo qua. Allora, attendete un attimo, faccio tutto in pochi secondi, ci riesco. Ho messo Pace, questo qua, questo, e quello affiancato. Poi ho messo un po' di questo, dov'è che? Eccolo qua. Ho messo questo qui per unificare il tutto, ovvero per fare un po' tutto più sguardo, diciamo, non dico magnetico, ma sì, si può dire anche magnetico. Questo qua. Poi ho messo questo qui per prima di mettere quell'altro a fianco, questo sopra, tutti quelli là affiancati, e poi ho messo sopra come ultimo ritocco. Alla fine mascara l'ho lasciato, ma vabbè. Poi chiudo la parte di nuovo. Ho messo un po' di questo, come avete visto, correttore, per fare questo bel trucco che vedete, che avete visto trasformato. Poi ciglia del rimel, tutto a base di rimel. Poi che ho setato tutto, come avete visto. Ho rifatto le sopracciglia con questi due prodotti, non mi trovo dove sono. Allora, sopracciglia, dove siete? Eccoli qua. No, matita per sopracciglia. E ho messo questo della rimel, il dark brown, marroncina, poi marroncino, scusate. E ho messo cioè, le ho ridefinite, poi pettinate e ripettinate ancora con questo. Poi, vabbè, ho lasciato perdere questa gel per sopracciglia fissante, che li modifica, cioè, li fissa un po'. Poi, infine, cosa ho messo? La terra per dare un incarnato più vivace, che tanto l'incarnato di qua non vedo nulla, ma vabbè. Dalla telecamera, poi forse non vedete che ho messo una mazza di niente. Se volete, la posso fare un altro po' di più per intensificare il trucco, ma come vedete, non è che posso fare di che, perché se no divento un mascherone, e a me non è che mi piace tanto essere un mascherone. Ecco qua. Vedete? Allora, vi dicevo, ho messo questa terra qui, della Rimmel, che è, non lo so cosa sia. Comunque, è una terra, un bronzer bello che fa riscaldare un po', come dicevo, l'incarnato, che serve a darci un po' più di vita. Poi ho messo l'illuminante. E può bastare, highlighter. Potevo metterci di questa cipria qui, ma sinceramente ancora voglio testarla bene, questa cipria. Non l'ho ancora, vi giuro, non l'ho ancora aperta, devo ancora aprirla. Poi ho messo questa qui, vi stavo dicendo, per ultimo, illuminante qua, dove avete visto nelle zone, qui. Nell'arcata, ragazzi, non me la sentivo, devo dirvi la verità e devo essere assolutamente sincera. Ho usato questi pennelli, come potete ben vedere, questi pennelli qui. Questo si è mezzo spezzato, quindi no comment. Poi, come gioiello e ultimo ritocco delle labbra mie, questo, vabbè, tinta labbra vogliamo chiamare. Sì, tinta labbra di Kiko, Kiko è ormai sparita, la scritta però c'è. Posso confermarvi che era veramente Kiko, se riesco a parlare. Kiko, ecco qua, ve l'avvicino. E diciamo che andarsene via è una parola, perché è allucinante. Come si dice? La tinta labbra è una cosa allucinante. Come non se ne va via se non toccate con un po' di bifasico o struccante micellare. Vedete un po' quello che avete a casa, perché è stratosferica, sta tinta non si toglie neanche a pregarla in cinese, quindi va bene. Comment. Comunque, mi è piaciuta un bel questa, mi è piaciuta molto questa tinta labbra, è molto bella, è anche un po' molto sbavata, ma vabbè, dettagli, niente. Sì, e nulla, ragazze, questo è quanto. Io vi saluto, vi ringrazio anche perché, ahimè, non abbiamo tutto questo tempo sempre per stare lì a chiacchierarcela, però mi è piaciuto tantissimo.
sperimentare questo trucco, anche se è molto lungo la quaresima, ma sapete che i miei video sono così. E niente, che dirvi di bello? Stasera farò altri trucchi, ma non come questo. Vabbè, prima di fare un trucco, voglio fare altre cose belle con voi. Non so se li farò stasera o domani, vediamo. Perché prima di tutto avrò da fare questa roba, cioè i pennelli. E basta, ragazzi, io vi saluto. Per adesso è tutto. Andrò a fare le foto perché non credo che avrò registrato la parte dove applicavo i pennelli. Sì, i pennelli, dove applicavo gli ombretti sulle palpebre mobili fisse e sulla piega soprattutto dell'occhio, perché sapete benissimo che c'ho un occhio piccolino, non molto grande, e con questi occhiali così non si vede una mazza, ma se me li tolgo qualcosina si vede, si intravede più o meno, perché anche lì ribadisco, anche togliendo gli occhiali gli occhi sono sempre piccolini, quindi bisogna fare un trucco adatto ai nostri occhietti, che siano grandi o piccoli, ma appunto, se ce l'avete grande si vede benissimo. Se avete una palpebra a livello, non dico esageratamente spaziosa, ma che si veda bene bene il trucco, e allora siete il top del top. Ma siccome io ho una palpebra che non è molto spaziosa, mi devo arrangiucchiare a fare trucchi, non come quelli che fate adesso, ma più o meno siamo lì. Un po' più contenuti, come si può dire? Sì, che si contenga un po' il trucco, che non vada oltre l'estremità della palpebra, ok? Perché io ho un trucco, ho fatto un trucco un po', però può andare per quelli che si fanno il trucco come quello che ho fatto adesso, come questo che ho fatto adesso. Per esempio, potete fare un trucco con gli occhi, cioè con gli occhi, potete fare un trucco bello, tipo, non so, come il mio. Dai colori caldi a colori freddi, dipende come vi sentite meglio voi. Bene, mettete un bel like al video se vi va, se vi piace questo video, e commentate, condividete e se vi va iscrivetevi perché è gratuito e soprattutto attivate la campanellina. Ciao ragazzi, a presto. Aspettate, faccio una foto. Intanto voi mettete like. Potevo parlare prima del dopo, ma vabbè, dettagli. Niente, ciao.